video di Minecraft vi racconterò la storia di una famiglia proibita che si verrà a creare tra un vampiro e una lupa mannara. Dovremmo convincere tutti quelli che ci stanno attorno, inclusi i nostri genitori, che l'amore è amore. Ma sì, oggi sono davvero, ma davvero euforico. Guardate qua. Qual è la materia che ti sta più antipatica a scuola? Scrivimelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando che ti lascio il cuore se lo farai. Il mio castello. Che bel castello che c'ho io davanti al mio bellissimo mare. E non solo questo, ragazzi, ma come potete ben vedere, ho il fuoco acceso, ho la mia bara qua, ho tutto quello che mi serve perché io sono un master dei vampiri. Proprio così. Tra l'altro qua, come potete ben vedere, ho il mio bellissimo laghetto, così che io posso rilassarmi e fare tutto quello che io voglio. E qua ovviamente ho la mia zona dei rituali, così che posso invocare degli ospiti. Lo usiamo soprattutto per far venire mamma e papà, quel rituale. Comunque, oggi devo un attimo capire. Oh mio Dio, basta! Mi sono rotto di questa pioggia! Fermati, pioggia! Ecco fatto. Perfetto. Detto questo, ok, ora posso finalmente parlare di più. Mamma mia, con questa pioggia non si smetteva più di fare. Cos'è quella cosa? Ma che cacchio? Ehi, ragazzi, ma che diavolo è? Ma cosa? C'è qualcuno nella mia foresta? Penso davvero che può rimanere qua nella mia foresta a lungo? Ah mio Dio, è sicuramente, vedo una coda, è un lupo mannaro. È sicuramente qualcuno inviato da qualcun altro per arrivare nel mio castello e distruggerlo. Tu, che stai facendo qua? Sto semplicemente nella foresta. Cos'è, è vietato? È vietato, sì! Questa è la foresta dinanzi al mio castello imperiale e tu non puoi assolutamente essere qua, ok? Non puoi! Tu devi andare via assolutamente! Non mi annusare! Tu sei un cavolo di lupo mannaro, noi siamo acerrimi nemici! Dovremmo ammazzarci a vicenda! Che inizi la sfida! In guardia! No, aspetta, allora, io prima di tutto sono contro la violenza sui lupi mannari e sui vampiri. Quindi non mi batterò con te. E soprattutto facciamo pace. Cosa? Così non abbiamo problemi. No, assolutamente no. Io ma di che stai parlando? Io non posso mai fare pace con un lupo mannaro. Voi siete una razza di perfidi e insignificanti esseri dal pelo tutto sburro cacato che vogliono impadronirsi delle terre dei vampiri perché sanno che sono molto più poveri di loro e sono molto più gelosi. Ma guarda, io devo proteggere questa foresta come da contratto, perché io proteggo le foreste. E se vedo qualche minaccia la bando via, cioè anzi ti farei anche da cane da guardia. Aspetta, vuoi proteggere pure tu la foresta? Non la vuoi distruggere? Sì. Non la voglio distruggere, ma ti pare? Io ci vivo nelle foreste. Oddio! Allora ok, pensavo che... No, però sei comunque un lupo mannaro, potresti dirmi anche una bugia, dato che io sono un vampiro. Ok, senti qua, facciamo una cosa. Devo conoscerti meglio, va bene? Per capire effettivamente se sei in... se posso fidarmi di te. Vieni a casa mia, ok? Lascia stare. È assolutamente incredibile casa mia, ok? Cioè, il fatto che io ti sto facendo entrare, prendilo proprio come un dono per tu, che ti può rimanere per tutta la vita. Andiamo. Ok, va bene. Ehi, aspetta, io non posso volare. Ma puoi saltare? Allora sbrigati. Ecco. Allora, devo vedere un attimo la tua aura e la tua buona volontà e che cosa vuoi da me. Entra in casa. Ok, mettiti qua in mezzo. Qua in mezzo, per favore. Qua in mezzo, grazie. Allora, voglio vedere un attimo quali forme riesci ad avere. Allora, ok, in teoria, se dico questa parola, dovresti diventare un lupo. Allora hai sbloccato già la forma lupo, Sei forte, evidentemente. Beh, sì, per proteggere le foreste comunque ci vuole una certa forza. Ok, facciamoli di tornare normale. Standard Mingo Mingin the Morning. Ok, perfetto. Bene. Senti, allora. Se vuoi, ok. Puoi rimanere qua, ok? E possiamo proteggere la foresta insieme. Così che magari unendo le forze
riusciamo veramente a togliere di mezzo le persone cattive che potrebbero darci fastidio. Va bene, va bene. Bene, però vedi che non so assolutamente dove farti dormire. Potresti dormire, non lo so, sul tappeto, se va bene per te. Oh sì, sai, dov'è il tappeto? Sì, è quello molto lì. Comodo. Ok, bene. Ma prima vieni qua, da questa parte. Questa è la mia piscina, ma la useremo per lavarti, perché voi fate puzza velocemente. Sì, tanta puzza velocemente fate. Ma secondo me questa non è puzza, secondo me è molto profumoso. È molto profumoso, ma stai scherzando? Ok, comunque devo solamente andare a comprare... Cosa accade? Oddio, ci stanno attaccando! Ci stanno dei rifugiati che ci vogliono attaccare, vogliono prendere possedimento del nostro castello. Allora, senti, dobbiamo andarli ad attaccare, va bene? Va bene. Sei allora, pronta? Prontissima. Ok, vieni con me. Stanno scappando, ecco. Vieni, vieni. Andiamo, io non so di scappare. Poi stupidi insolenti. Brava. Attaccali, attaccali così. No, brucio. Oh no, l'ho ucciso per sbaglio. No. Via, via. Ehi, Zoe, puoi venire qua. Sì, stavo mordendo un po'. Sì, gli è morso, mamma mia. Aspetta, ma ti ho preso con il veleno. Oh mio Dio, no. Oh, cavoli, vabbè, se rimango in forma lupa rimango. Ma potresti, ma il mio veleno durerà per sempre. Devo togliertelo in qualche modo. Vieni a casa mia, vieni a casa mia. Dobbiamo farlo a casa mia, altrimenti qua è un po' imbarazzante in realtà. Ok. Ok, wow, che saltona che hai fatto. Ok, vieni. Bene, okay. Allora, vieni da questa parte. Allora, lo so, è strano, ok? Ma dovrò baciarti in forma lupo, così che io potrò toglierti dalla bocca il veleno. Ok, anche se è una cosa un po'... Lo so, è un po' strana, è un po' strana, sì, lo so. Pronta? Ok. Ok. Ok, il tono normale. Ok, ottimo, hai visto? Ti ho tolto le cose. È stato incredibile. Aspetta, io ho baciato un lupo mannaro. Oddio, no. Ho baciato un bambino. No, questa cosa non può essere vera. Noi dovremmo essere contrari a questa cosa. Entrambe le nostre casate potrebbero ucciderci dopo quello che abbiamo fatto. Vabbè, dai, non c'ho visto nessuno. E poi era per togliermi il veleno. Giusto? Io, esatto. Facciamo che è successo per questo motivo. Ok? Bene, ok. Iser, stiamo arrivando. Oddio, oddio. Tu devi nasconderti, Sono i miei genitori. Entra. Mamma, sì. Avemus papam. Ecco, potete venire. Eccoci tesoro. Ciao mamma, ciao papà, come stai? Tutto bene? Molto bene, siamo venuti a salutarti oggi che c'è la luna piena. E quindi pensavamo di fare un saltino a casa del nostro mio preferito. Venite, dai. Eccoci. Mamma, vuoi tornare normale, mamma? Tranquilla. Che sciocchino che sono. Mi piace così tanto questo Forno. Allora, come va? Tutto bene voi, eh? Oh, sì, certo. Ok. Tesoro, non c'è un odore strano qua? Tipo di cane bagnato, non so. Hai fatto caccia al lupo mannaro? No, assolutamente. Il nostro tesorino. Assolutamente, mamma. Non ti ne ammazzati. No, nessuno, papà. Allora, sentite, ecco, io ho semplicemente fatto delle mie cose. Ho portato un amico che aveva sbranato un lupo mannaro. E quindi è rimasta quella puzza, sì. Il nostro piccolo è un imprenditore. Sì, imprenditore. Ok, sentite, volete rilassarvi nella piscina? Perché no? Sì, non vedo perché no, sono un po' impegnativo. Ok, perfetto, allora andatevi a mettere qua, prego. Grazie, bene. Grazie. Prego. Ok, bene. Ottimo.
Ok, devo farla andare via. Devo farla andare via. Ehi, tu, vattene via, oh, dai. Oh mio Dio, ci moriva di caldo. Qua dentro vado a farmi una vasca. Veramente ci moriva. No, 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 ferma. Ci stanno i miei genitori. Cosa? Che stai facendo? No, no, ti ho detto di no. Ah, 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 perché? Perché ci stanno? Oh no. Iolo? Ho visto una coda e delle orecchie. Cosa stai facendo? Oh cielo. No, ti no, no. Mi detto che ti abbia l'infestazione. Ho visto un lupo. Dai, eccolo lì, sta lì, lì, lì dietro. No, 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 papà, papà, non preoccuparti, sono, ci mettiamo noi. No, 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 esatto. Mamma, papà, tranquilli, mangiamo. È la mia fidanzata. Che cosa? Oh. Come? È la mia fidanzata. Tesoro, Sbrise, caro, piccolo. E forse non ti sei accorto che quella lì è un lupo mannaro. No. E tu sei un vampiro. Lo so, però mi sto innamorando di lei. Mi sto innamorando dei suoi occhi d'oro e della sua bocca d'oro. Mi sto veramente innamorando. E guardate che cute. E guardate, girati un attimo. E guardate che, girati per favore, ecco. E guardate che chiappe che c'ha. Ehi, beh, la collina è abbastanza carina, devo dire. No, è un lupo mannaro, non possiamo mettere queste blasfemie. Non dite nulla, nonna e nonna. Non dite nulla, nonna e nonna. Non dite nulla, nonna e nonna, ok? Sai che voglio la tua felicità, caro. Ma sono felicissimo con lei. Come dire? Sono lei, caro. È felicissimo. È un po'. È felice, ma il nostro piccolino. Vi daremo dei bambini. Cucciolata. Esatto. Andiamo a fare i bambini, così possiamo avere dei nipoti e possiamo. Ok, senti, è l'unico modo. Mi dispiace metterti in questa situazione, onestamente, però è l'unico modo per far sì che non ci danno più problemi i nostri genitori. Facciamo dei bambini, così che appunto siamo a posto, va bene? Cucciolata. Oh, guarda qua che carini. Finalmente abbiamo fatto dei bambini, così che le nostre casate non potranno darci più problemi. Mi scusa, papà. Che c'è, figlio? Tu sì, quindi ci hai fatto solamente per evitare delle guerre interne tra lupi mannari e vampiri? Proprio sì! Ha detto sì! Che no! Ma ti pare, no, no. Ah, ok. Dai, piccolina, questo è tutto bene? Ah, tutto bene! Dai, alzatevi che adesso dobbiamo farvi vedere com'è bello il mondo e dobbiamo andare a distruggere un villaggio. Ok. Dai, venite da questa parte, seguitemi. Arriviamo. Andiamo. Oh, ok, arrivo. Allora, da questa parte, va bene, vedete lì in fondo? Sì. Allora, lì in fondo c'è un villaggio che dobbiamo distruggere, perché potrebbe magari un'altra persona andarci e tipo, capito, prenderlo. Quindi dobbiamo distruggerlo. Venite, dai, forza, piccolini. Venite da questa parte. Oh, che carini, guardate che sapete volare, perché avete sia sangue di vampiro che sangue di lupo. Sì, è vero, siamo dei mostri. Non siete dei mostri, non è vero. Non, chi è che ti ha detto che sei un mostro? Me l'ha detto, me l'ha detto il nonno che siamo dei mostri. E poi se n'è andato urlando. Ah. Oh, tranquillo, ma il nonno è un po'. Non ascoltare il nonno, va bene. Particolare, lascialo stare. Ok. Tu invece cos'hai sentito, tu invece, piccolina? Ah, io ho sentito il nonno che mi aveva detto di una poco di buono. Oh mio Dio. Mi sa che mio padre deve smetterla di incontrare i nostri bambini. Non voglio rivedere mai più. Ok, ecco. Sì. Allora, bene, dobbiamo distruggere queste cose. Dai, forza, sbrighiamoci. Ok. Ah, tipo così, bravissimi. Ah, così, lo state facendo? Sì, lo stiamo facendo, papà, giusto? Sì, bravissimi. Così, appunto, abbiamo fatto e abbiamo sistemato anche il territorio. Avete visto? Sì. Ottimo, bravi, bravi, bravi. Adesso venite da questa parte, prego. Oh, arriviamo. Allora, guardate, sapete cos'è questa zona? No, che cos'è? Ecco, questa è la zona praticamente dove io ho incontrato la vostra mamma. Davvero? Esatto, ero qua. Sì, ho incontrato qua vostra mamma. Ci siamo conosciuti qua e da quel momento in poi ci siamo sempre amati. Esatto. Sei sicuro, papà? Non è che magari tu non ami la mamma e l'hai sfruttata solamente per fare un po' di pace con i lupi mannari? Così che non ti possono venire a rompere le scatole all'interno del tuo stupido castello. Proprio così. Sto scherzando. Ma che domande fai? Ma sei stupidotto tu, Toc toc, ma c'è nulla in quella testolina? No, papà, no, mi dispiace. Cioè, no, piccolino, no, mi dispiace. Hai sbagliato. Anche tu, piccolino, come la pensi? Ah,
papà. No, Brady, fai come tua sorella, non fare il pezzo di merda. Fai come tua sorella, va bene? Ok. Bene, allora adesso andiamo, venite da questa parte per favore. Dentro il castello, grazie di nuovo. Ok, bene, allora. Ok, bene. Oh no, sta arrivando mio padre. Arrivo. Dovete nascondervi, non andatevi a nascondere. No, no, nell'armadio, nell'armadio. Nell'armadio, 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 sbrigatevi. Dai, 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 dai. Via, via, sono veloce. Sì, sì, sì. Toc, toc, mi aprite. Sì, sì. Sì. Avemus papam. Oh. Ciao, salve, papà. Salve, salve. Che ci sei venuto a fare qua? Ero venuto a farti una visita. Oh, mio Dio. Sì, proprio. Papà, che cosa hai detto ai nostri bambini? Io? Infatti. Sì. Detto i nostri nulla. Bambini guarda ci dicono che stato... tu gli dai dei mostri, papà. Io non è vero, non l'ho mai fatto, è stato il padre di quel lupo schifoso. Non è vero, papà, dici, tuo padre è stato, quindi. No. Siamo sicuri? Sicurissimo. No, io guarda, lo so che quando vanno dai suoi genitori gli dicono le cose brutte per farci allontanare dalle donne vampiri, sì, no, sì. No, no, no. Oh mio Dio. Ok, ok, senti, papà, va bene, vai via. Allora non... Ragazzi, uscite fuori. Salutate il nonno. Ciao. Ciao bambini. Ciao nonno. È stato lui a quello a dirvi che siete dei mostri? No, non è stato lui, è stato l'altro papà, quello con le orecchie. Cosa? No, vedi, ho detto io. È stato io tuo non padre. Non sono mai stati simpatici. Io l'ho sempre detto che lui. Tuo padre. È impossibile, è impossibile. Perché tuo padre ha detto questa cosa ai nostri bambini? E tu mi stai facendo credere che fosse stato mio padre? Ma io padre non farebbe mai una cosa del genere. Beh, dobbiamo andargli a parlare. Papà, senti, puoi rimanere con i nostri bambini, per favore, così che... Ma certo, vi parlerò un po' di quando c'era il signore dei vampiri. Okay. I treni arrivavano in orario, salve, le stazioni erano pulite. Ok, vieni qua, Zoe, va bene. Non si è permesso! Allora, adesso, ok? Dobbiamo andare assolutamente da tuo padre, ok? Andiamo. Dove si trova tuo padre? Mamma! Papà! Papà! Che cosa avete detto ai miei figli? Ancora quel coso. Ancora quel coso cosa? Cara? Quel tipo di ceramica dietro di te. Ancora ceramica? Tizio, la ceramica sto cavolo. Quel tipo tutto. Ma cara, come ti sei permesso nel letteralmente tradire l'opposto nostro? Ti sei ancora avete con un vampiro i vampiri sono fatti. Ancora avete la mentalità così così vecchia, antica. Retrograda. Retrograda. Che cosa hai detto tu? Senta, io non voglio, senta, io sono il padre dei suoi nipoti, va bene. Le vostre. Mamma, scrivi nel coltello. Ho mangiato, cara. Mi dispiace, ma tu non puoi avere a che fare con i vampiri, ok? Non ho ricevuto due bambini. Tu hai chiamato i nostri bambini mostri. Perché sono quello. L'amore va oltre alla razza. L'amore va oltre alla razza. A me non mi interessa niente se lui è un vampiro. Quindi io voglio stare con i miei figli, stare bene, loro sono bellissimi, stupendi, non sono per niente dei vostri. Quel vampiro si è messo a piangere. I vampiri piangono, da quando? E quando so, ma che mi importa? Allora tu che veramente ci tieni i tuoi bambini? Certo che ci tieni. Amo i miei bambini. Allora va bene. Potete. Davvero? Potete rimanere. Dovremmo accettarlo difficilmente, ma lo accetteremo. Contate che i miei genitori già hanno accettato tutto questo. Che cosa? Tutto dall'inizio l'hanno che accettato. Che mammolette. Ma cosa? Oh mio Dio, ma loro sono più sono più moderni. Più moderni di noi? Già, vi state facendo battere da dei vampiri, eh? No, ok, allora vi accettiamo va bene. Come volete. Sì, accettiamo, ecco. Sì, io sarò pronta nel tradire vostro padre in casa con un vampiro. Ok, che cosa? Mamma. Oh, finalmente siamo riusciti. Sei pronta? Ma... Adesso dobbiamo far crescere solamente i nostri bambini. Chissà quali avventure ci attenderanno, ragazzi. Andate in questi a cliccare questi video che sono appena comparsi. E noi ci becchiamo in un prossimo nuovissimo video. Ciao, ciao. Ciao.